mercato francese è nato più o meno insieme a quello italiano nello stesso periodo storico, ma ovviamente ci sono state delle differenze proprio alla nascita, nel senso che la Francia ha puntato molto su un mix energetico diverso rispetto a quello italiano e ha seguito delle logiche di mercato diverso. Io farei più che altro il punto ad oggi. Oggi abbiamo installato circa un terzo in meno di eolico rispetto alla Francia. Abbiamo un 40% in più di solare installato rispetto alla Francia e stiamo correndo entrambe le nazioni stanno correndo per diciamo una decarbonizzazione, una spinta forte verso le rinnovabili. Il mercato francese ha subito meno influenze di picchi legati a forti incentivi o comunque a degli aiuti di Stato importanti. E quindi anche diciamo, nello sviluppo è stato più armonico, un po' più continuo. Ma devo dire che, diciamo, vista l'estensione del paese, in Francia ci sono state molte più centrali eoliche, ci sono state molte più opposizioni, e lo sviluppo, infatti, è molto più lento, è molto più difficile riuscire a ottenere dei permessi oggi in Francia. Proprio per una non accettazione da parte della popolazione. In Italia abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni una forte spinta appunto dello sviluppo delle energie rinnovabili e ci stiamo rendendo conto che sta aumentando anche un po' l'opposizione delle popolazioni, soprattutto rispetto a impianti molto grandi. Sicuramente la politica deve aiutare dando chiarezza rispetto agli obiettivi, armonizzando i percorsi autorizzativi e secondo noi distribuendo anche in maniera logica e omogenea gli impianti da realizzare. Nelle varie regioni d'Italia, magari anche spostando degli impegni più importanti dove c'è più consumo per evitare di sovraccaricare il sistema, diciamo, di trasmissione e distribuzione della rete, nonostante ci siano comunque dei grandi piani di sviluppo sia del distributore che della rete di trasmissione. I processi di autorizzazione e approvazione semplificati che sono stati lanciati negli ultimi, direi da fine 2021, hanno aiutato molto, ma bisognerebbe anche coordinare i processi autorizzativi e di approvazione per i progetti a fonti rinnovabili, più che altro perché ci è capitato diverse volte di arrivare. Quindi di seguire la legge nazionale, di provare a portare avanti un percorso con una tipologia di autorizzazione, nel momento in cui un'amministrazione locale non è informata o non ha contezza dell'evoluzione della normativa, è una perdita di tempo, si rischia di perdere tempo. Quindi l'Italia ha implementato procedure semplificate, ma dovrebbe dare delle linee guida alle amministrazioni comunali e poi a salire anche alle regioni, in maniera tale che appunto venga recepita la norma nazionale e tutti si vada nella stessa direzione, invece di creare delle lungaggini e delle incomprensioni. A Neoen come IPP, come produttore indipendente di energia da fonte rinnovabile, ha una strategia di sviluppare e mantenere l'asset. Quindi ci interessa creare valore, ci interessa mantenere valore. Siamo arrivati leggermente in ritardo rispetto ad altri operatori sul mercato italiano, quindi abbiamo cercato di acquisire dei progetti attraverso degli M&A. Abbiamo fatto degli accordi di cosviluppo e abbiamo piano piano iniziato a strutturare il team, la squadra italiana. Siamo
Siamo ad oggi presenti su tre uffici in tre regioni d'Italia, che sono Brescia, Modena e Roma. Siamo in 15 e stiamo, diciamo, cercando di focalizzarci molto sullo sviluppo interno, quindi Greenfield. Abbiamo obiettivi ambiziosi, ma non ci siamo dati dei numeri precisi. Proprio perché ci stiamo rendendo conto che la normativa sta cambiando, sta evolvendo e soprattutto perché ci sono anche dei colli di bottiglia come quello della rete, che molto spesso possono tappare delle ambizioni importanti, ma insomma abbiamo deciso, la casa madre ha deciso di investire nel mercato italiano e crediamo che lo sviluppo di NeoEnergy possa continuare nei prossimi anni, quindi abbiamo un progetto a medio-lungo termine sul mercato italiano. Per il momento siamo attivi su tecnologie consolidate, abbiamo iniziato molto, diciamo, molto forte sul solare, sul fotovoltaico. Abbiamo una grande esperienza che viene condivisa da altri colleghi in altri paesi sullo stoccaggio elettrochimico, quindi sulle batterie. E siamo un po' più indietro sull'eolico perché purtroppo diciamo, la risorsa eolica in Italia non è così disponibile come per esempio in Francia, e quindi la maggior parte delle aree migliori sono già state occupate. Stiamo guardando con molta attenzione anche all'idrogeno. Crediamo che potrà giocare un ruolo importante in futuro, ma è un'attività che in questo momento sta facendo diciamo, la casa madre, appunto per il mercato francese. Quindi noi vogliamo consolidare le tecnologie, diciamo, già mature, già conosciute, e crediamo molto nello stoccaggio, quindi nella distribuzione di batterie che potranno poi andare ad aiutare il sistema elettrico per appunto assorbire la grandissima produzione e sviluppo di energie rinnovabili che vediamo sta avvenendo in Italia.